Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi insieme vedremo come creare un utente in Alfresco e come invitarlo a partecipare al sito. Innanzitutto, quindi, partiamo subito con la creazione di un nuovo utente. Basta cliccare su Segue, Utenti, Nuovo utente e andare a compilare questo semplice form inserendo nome, cognome, indirizzo email, nome utente, password, in questo caso molto molto semplice, ma voi utilizzate una più complessa, ed eventualmente definire la quota, cioè lo spazio di default per ciascun utente. Se questo campo risulterà vuoto, l'utente non avrà limiti di spazio. Quindi clicchiamo su Crea utente per andare a aggiungere l'utente stesso. Nel menu a sinistra clicchiamo di nuovo su Utenti, facciamo una ricerca ad esempio con una lettera che fa parte del nome utente e verifichiamo che l'utente Angela è stato inserito correttamente. Una volta creato l'utente, non ci resta che posizionarci nel sito al quale vogliamo invitare l'utente, quindi nel nostro caso intranet, posizionarci in membri e cliccare su invita persone. Andiamo a ricercare l'utente appena creato, quindi Angela, aggiungi e dobbiamo andare a definire la tipologia di ruolo. Per questo possiamo fare riferimento a una tabella, alla tabella di questa slide da noi creata, dove vengono definiti e specificati i differenti ruoli. Quindi consumatore, colui che può leggere i contenuti e le cartelle. Contributore può leggere contenuti e cartelle, quindi consumatore, ma può anche aggiungere nuovi contenuti. Il collaboratore può, oltre al contributore, modificare le cartelle e i contenuti, e infine il manager, che ha il controllo completo, quindi ha tutti i permessi, livello più alto. Ed è proprio questo che andiamo ad assegnare a questo utente. Basta cliccare su Invita ed attendere la ricezione dell'email. Ricevuta l'email, basterà cliccare su Accetta la partecipazione al sito e automaticamente si farà parte, l'utente farà parte, potrà accedere con i dovuti permessi al sito. Ecco qui l'email è stata ricevuta, quindi basterà cliccare sul collegamento per accettare l'invito o, in caso contrario, rifiutare l'invito. Nel nostro caso accettiamo e automaticamente vediamo nel pannello di controllo del sito intranet che membri sono, oltre ad administrator, anche Angela Leone con il ruolo di manager. Per completare il tutto, possiamo andarci a loggare con l'utente Angela e verificare effettivamente la presenza del sito intranet. Per completare questo video tutorial non mi resta che mostrarvi come configurare in Alfresco un SMTP esterno. Nel nostro caso utilizziamo Zimbra per appunto l'invio delle email appena viste. Quindi loghiamoci con il Putty come utente di root ad Alfresco. E andiamo a modificare il file outbound.smtp.property che si trova in OPT Alfresco Tomcat, scusatemi, Tomcat Web Apps Alfresco Web Inf Classes Alfresco Subsystems Email Outbound SMTP e il file outbound SMTP.properties. In questo caso è già configurato per Zimbra.
inseriamo come mail host l'indirizzo IP di Zimbra, come mail port la 25, come mail username scegliamo ad esempio l'admin con la relativa password e andiamo a definire l'email dal quale l'email che risulterà praticamente il mittente dei messaggi. Eventualmente potete andare a definire altre opzioni aggiuntive ed l'ultimo file da modificare, l'ulteriore file da modificare si trova in sempre OPT al fresco Tomcat shared classes ed è il famosissimo al fresco Global Properties, il file generico di al fresco. Posizioniamoci alla fine del file ed andiamo ad aggiungere il parametro mailhost uguale indirizzo IP di Zimbra e non dimenticate, fondamentale, abilitare come true il parametro notification email setInvite, quindi per confermare dal fresco di inviare le email alla partecipazione dei siti. Dopo aver modificato questi due file, non vi resta che riavviare o il servizio dal fresco o l'intero sito e vedete che le email riprenderanno, anzi riprenderanno, scusate, funzioneranno correttamente. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video tutorial.